Il consigliere Abate ha chiesto di intervenire, prego, ne ha facoltà. Io sento parlare, ieri il sindaco parlava di amministrazione di centro-sinistra, altri esponenti politici legittimamente vantano la loro appartenenza alla sinistra e nonostante queste dichiarazioni noi vediamo quello che accade, quello che sta accadendo per quanto riguarda, avete visto l'atto di indirizzo della Giunta, volto appunto a sopprimere i parcheggi, gli abbonamenti per i parcheggi a pagamento a tariffa ridotta, quella per capirci di 25 euro, come anche la soppressione della possibilità di parcheggiare gratuitamente in via Liguria per gli abitanti, i residenti in via Liguria, tutta una serie di provvedimenti che di fatto vanno ancora una volta a colpire le fasce deboli. E quando ieri io ho usato l'espressione questa amministrazione affossa le classi deboli, questa affermazione la ripeto, la reitero fino all'infinito, per un motivo molto ma molto semplice, perché come ho già avuto modo di evidenziare, le categorie che vanno a risentire sono proprio quelle che davvero vivono che arrivano alla fine del mese, ammesso che arrivino, con quattro soldi in tasca. Signori, noi parliamo di situazione occupazionale, di sfruttamento, parliamo dei commessi che lavorano 10-12 ore al giorno e vengono sottopagati e sfruttati per 700 euro al mese. Cara amministrazione Melucci, proprio quella gente sarà costretta a dover pagare profumatamente per poter parcheggiare la propria auto, perché nella migliore delle ipotesi, se questi dovranno farsi l'abbonamento, quello appunto riguardante tutte le zone a pagamento di Taranto, pagheranno, dovranno calarsi in tasca, come si suol dire, e passare da una spesa di 25 euro a una di 75, alla spesa di 75. Parliamo di persone che sì e no arrivano a 700 euro al mese. Quindi il discorso è molto ma molto chiaro. Qual è stata la logica aberrante che ha spinto l'amministrazione Melucci a sopprimere queste tariffe agevolate degli abbonamenti? Quella di fare cassa, perché per questa amministrazione importante è fare cassa, andando, ripeto, a colpire, è un danno che si riverbera sulle categorie più deboli. Mi si dice, ma c'è un'alternativa, quella dell'uso dei mezzi pubblici. Bello, in teoria è una validissima idea. Peccato che la situazione della mobilità a Taranto sia davvero incredibile, perché conosciamo tutti la situazione della lentezza dei bus dell'AMAT. Poi lasciamo perdere le promesse faraoniche, le avveniristiche, le BRT, questo, quest'altro. Sta di fatto che, parliamoci in maniera molto concreta, la signora Maria che sta alla fermata del Pullman, sta alla fermata del Pullman e impreca perché il Pullman non passa sotto la pioggia e sotto il sole. Come vai, come andate a dire al commesso prendi il Pullman, quando prendendo quel Pullman e il Pullman, aspettando quel Pullman e quell'autobus, se l'autobus saltando la corsa quando arriva a Babbo Morto, arriva sul posto di lavoro? Ma io dico, era proprio necessario andare a colpire queste categorie, per non parlare poi dell'altro scivolone enorme che era stato fatto per Viale del Tramonto. Anche lì i parcheggi a pagamento. Poi evidentemente ci si è resi conto che l'errore era così, come dire, stratosferico, era così clamoroso che non si poteva non tornare indietro. Allora io dico, non stiamo a Milano. A Milano con la metro tu ti sposti in un quarto d'ora, con la linea Lilla, da San Siro arrivi a Piazza Duomo in 20 minuti. Non stiamo a Milano,
Stiamo in una realtà come Taranto, che ha già i suoi problemi di traffico congestionato dovuto anche alla sua, come dire, morfologia, ma soprattutto c'è un'inefficienza del trasporto pubblico. E allora non si può andare a colpire, ripeto ancora una volta, le categorie più deboli, signori cari, le categorie più deboli. Vedete, non è e poi c'è un altro problema più grave. Ci sono delle attività che hanno una loro prosecuzione anche oltre gli orari normali in cui transitano gli autobus. Penso ai camerieri, penso ai ristoranti, agli operatori in generale della ristorazione. L'operatore della ristorazione, quando il ristorante chiude a mezzanotte e l'una, come torna a casa? Col taxi? Si avvia a conclusione, per favore. Dico, come torna a casa? Col taxi? O i consiglieri di maggioranza, l'amministrazione, gli assessori si improvvisano accompagnatori e li riportano a casa? Ecco tutte queste misure che proprio rappresentano, ma si sa poi l'importante, no? È che il bilancio di Chima Mobilità, grazie consigliere, sia felice. E poi fra poco parleremo a breve di quello che è accaduto sulla Clodia durante la festa di San Cataldo, ma questa è un'altra storia. Grazie consigliere Abate.